Ah sì, buongiorno. Abbiamo deciso di affrontare questo tema della sostenibilità ecologica perché sicuramente è l'emergenza principale che oggi l'umanità deve affrontare e anche una piccola città come Imperia deve porsi questo problema. Purtroppo vediamo che la crisi idrica ce l'ha immediatamente posto all'ordine del giorno. Oggi tratteremo più generalmente del cambiamento climatico e di come affrontare possibili soluzioni. Ecco, poi magari potete parlarne con i relatori. È la sua seconda uscita, diciamo, da quando ha idealmente lanciato il guanto di sfida a Claudio Scajola per la carica di sindaco. Ma come vi dico sempre, non è un guanto di sfida, è semplicemente un'iniziativa politica che, come ho già detto, non si vuol porre assolutamente contro nessuno, anche perché la politica fatta contro qualcuno, secondo me, non ha la giusta ispirazione. La politica deve essere una proposta che persone fanno per impegnarsi a cercare di migliorare e risolvere i problemi della città, ma mai contro qualcuno, sempre a favore di tutti, possibilmente. Ecco. Sì, abbiamo questa, diciamo, la nostra seconda uscita, vorremmo farne diverse per affrontare problemi del presente nella consapevolezza che comunque non ci può essere politica senza cultura, ecco, e comunque che la politica deve essere sempre dibattuta, deve essere data possibilità alle persone di partecipare, perché in questo momento viviamo una crisi della politica e quanto è successo recentemente in Italia, la caduta del governo è una dimostrazione plastica, direi, no? A riguardo voglio dire che personalmente sono un sostenitore del governo Draghi perché ha portato avanti una politica seria, responsabile e soprattutto competente. Mario Draghi è una figura altissima che in ogni consesso internazionale era rispettato e proponeva una grande credibilità. Avervi rinunciato secondo me è un gravissimo errore e ne sono dispiaciuto. Speriamo che questo centro europeista, atlantista, democratico, rispettoso dei valori dell'Occidente, come ha detto oggi Cacciari, e riesca a ricostituirsi al più presto, a costituirsi e a cercare di portare avanti la sua proposta politica. Ecco, Società Aperta sarà il nome della vostra lista? Società Aperta sarà il nome della nostra lista, sì. Ecco, e che cosa ne pensa della crisi idrica, del momento attuale? È una gravissima emergenza. I problemi ovviamente risalgono agli anni passati. Adesso capisco per tutti, io ho compassione per tutti i sindaci, perché riuscire ad affrontarli e risolverli è molto complicato. Io personalmente, l'ho detto, sono sempre stato sostenitore dell'acqua pubblica. Penso che Riviera Acqua, che fu scelta da tutti i sindaci nel 2012, fu affidata a lei la gestione di tutto l'ambito, doveva essere sostenuta con più convinzione da tutti i sindaci della provincia. Insomma, per me il problema è molto semplice. Se Riviera Acqua fosse stata sostenuta adeguatamente, oggi probabilmente non avremmo questi problemi. Però è inutile guardare al passato, io, guardate, non sono un critico, l'ho già detto mille volte, sono uno che ama pensare a cercare di costruire, sono un ingegnere e quindi non lo so, sono qua con la mia competenza, le mie conoscenze per dare un contributo e incoraggio tutti.